Carolina Marconi non ha mai pace. Eh sì, perché lei stessa oggi con un post su Instagram ha annunciato la doccia fredda ai suoi follower. I risultati sono usciti, dice, la mammografia ed ecco sono ok, ma nella TAC c'è qualcosa al fegato, scrive sincera come sempre, e quindi dovrò fare un'altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, per me è stata una doccia fredda. Carolina qualche giorno fa aveva raccontato ai fan la paura incredibile per gli esami di routine a cui doveva sottoporsi dopo la rimozione di un tumore al seno che le era stato diagnosticato 2 anni fa. La showgirl da vera guerriera aveva vissuto con i follower la sua battaglia, non nascondendo però i momenti difficili dalla malattia alla chemio, dalla perdita dei capelli ai segni importanti dell'intervento. Poi è sparita dai social facendo preoccupare tutti. Ora scrive un lungo post in cui chiarisce come stanno davvero le cose. Ho pensato tanto, dice Carolina, prima di pubblicare questo post, ma io dico sempre la verità, anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti, mammografia ed eco sono ok, ma nella TAC c'è qualcosa che non va al fegato. Per me è stata una doccia fredda, ero spaventata. Devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri, quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano. Sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout. Carolina si dichiara un soggetto ansioso e per effettuare questo esame ci vorranno altre 2 settimane e quindi dice ai suoi follower come farò, poi però cerca di darsi una speranza, il suo motto. Non fasciarsi la testa prima di rompersela, quindi in bocca al lupo a Carolina Marconi.